Punzo, presidente del consiglio di amministrazione di Tesis. Vinci qua per l'open day di questa azienda, festeggi solo 40 anni di compleanno, 40 anni di successo, anche perché nel panorama campano sei una di quelle aziende che anche negli ultimi anni ha continuato a crescere, a investire e ad assumere, e non è da poco in una realtà come quella regionale. Ci parli da lei di questo evento che ha voluto fortemente, soprattutto immagini non solo per sé ma per tutti i dipendenti della sua azienda. Certo, ha detto perfettamente, questa è un'occasione per ringraziare tutte le nostre maestranze, grazie alle quali la nostra azienda ha avuto così tanto successo negli ultimi 40 anni e grazie ai quali possiamo in effetti in qualche modo cercare di essere sempre sul mercato e accogliere le sfide che il mercato di volta in volta ci propone. Grazie a loro, alla loro competenza, oggi siamo un'azienda in forte crescita, esprimiamo 15 milioni di euro di fatturato con circa 150 addetti, lavoriamo nel settore aerospaziale ormai da 40 anni, annoveriamo fra i nostri clienti sia clienti nazionali quali Alenia, Ermacchi, Piaggio, Augusta e così via, ma anche clienti diretti praticamente internazionali. Siamo fra i fornitori diretti di Boeing, forniamo Airbus, Lockheed Martin. Quindi siamo un'azienda in crescita, stiamo cercando negli ultimi anni di andare all'estero e quindi sempre più fortemente la nostra politica di commercializzazione ci sta portando nei paesi praticamente della Centro America, Nord America e in questo momento anche in Europa. Tesi, come diverse altre aziende della nostra regione, sono delle straordinarie eccellenze in un territorio che invece sul piano economico del tessuto diciamo industriale presenta dei limiti e dei grossi problemi. Eppure l'industria aeronautica mantiene, regge e poca gente forse lo sa, considerando che probabilmente la prospettiva di crescita e di valorizzazione di queste eccellenze come la sua azienda e di altre aziende forse ha bisogno di programmi nuovi, anche se mi è parso di capire che voi oltre ai grossi player lavorate anche direttamente individuando un contatto diretto con il mercato internazionale, che ci sembra la caratteristica che vi garantirà di continuare sicuramente a crescere indipendentemente dalle scelte dei player. Sì, è così, fra altre cose in effetti la nostra storia ha visto un po' come tutte le aziende campane, noi siamo uno spin-off effettivamente di Alenia, anzi all'epoca era Italia, quindi noi dobbiamo tantissimo all'azienda aeronautica Alenia Ermacchi, però oggi siamo in un momento in cui bisogna incominciare a pensare a un futuro che sia disgiunto dalle politiche di Alenia Ermacchi e da qualche anno, ormai da un anno a questa parte, stiamo cercando di andare sul mercato internazionale da soli, grazie al bagaglio di tecnologie, di competenza che Alenia Ermacchi negli anni ci ha dato. Questo perché ormai il mercato aeronautico è un mercato globalizzato e anche perché spesso, devo dire, le politiche regionali di un'unica regione non fanno politica industriale e quindi da questo punto di vista non ci aiutano nella crescita. Oggi io penso che quello che manca è proprio una politica industriale in qualche modo che sia operata a livello nazionale e non più a livello regionale, perché le nostre aziende devono coniugare delle competenze, delle conoscenze che devono interagirsi con tutte le aziende nazionali. Lei faceva riferimento alla necessità di definire una politica industriale per il settore. Negli ultimi anni bisogna dire che con la nascita e la costituzione del distretto tecnologico campano, quello presieduto dal professor Luigi Carrino, e soprattutto con un'attenta anche attenzione, maggiore attenzione alle politiche di formazione anche in questo settore, probabilmente le nostre imprese si stanno attrezzando per continuare a crescere. Però probabilmente credo che la sua affermazione che comunque manca una visione generale di una politica industriale in questo settore resti il limite più importante da superare. Sì, io sono convinto che le realtà regionali sono certamente in effetti ottimali per darci le possibilità e gli strumenti per far crescere la nostra formazione, la competenza, ma il problema di fondo è che oggi noi siamo un mercato globalizzato, oggi deve essere l'Italia in modo unitario che si deve presentare ai vari tavoli dove si vanno ad assegnare commesse e così via. Oggi il nostro paese da solo non ha quella forza che aveva fino a qualche anno fa, il settore aerospaziale purtroppo vive di contratti di lungo periodo, di unioni non soltanto di aziende ma di paesi. Noi forse dimentichiamo spesso questo perché non abbiamo a livello governativo una regia che faccia sì di andare a mettere insieme gli sforzi
delle varie regioni, che pur ci sono, anche in questo momento ci sono tante regioni che si stanno muovendo, però ho l'impressione che non si muovano all'unisono, ma siano un attimo sempre su piani separati. Oggi manca questa concertazione per poter andare all'estero in modo unito. Noi abbiamo partecipato a diverse fiere ed è sintomatico il fatto che non ci sia uno stand del paese, ma ci siano tanti stand delle varie regioni. Diamo l'idea di un paese in qualche modo segmentato e non unito, anche in un settore, quello aeronautico, l'aerospazio, che poi non è un settore così grande, è abbastanza minuscolo all'interno dell'economia generale. Mi consentirà di dire che tra gli stand regionali negli ultimi anni manca quello della Campania, sia ai saloni internazionali di Favre e di Lobuglio, ormai sono diversi anni che manchiamo. Però io le voglio fare innanzitutto gli auguri per questa giornata e rilevare che, a differenza di diversi e altri imprenditori di questo settore, lei mi sembra che abbia anche delle idee ben chiare su quelli che sono gli elementi, i presupposti per continuare a crescere, cioè affrancarsi dall'unico player che alla fine si resta legati nel bene e nel male, e individuare uno spazio autonomo di crescita. Questo rapporto che prima accennava con la Boeing direttamente, credo che sia uno di quegli aspetti più interessanti di tesi che in qualche modo si presenta sul piano internazionale, anche a questo punto con un accredito che gli apre anche altre possibilità di mercato. Sì, noi abbiamo fortemente voluto il rapporto diretto con Boeing e devo dire che in questo non siamo stati osteggiati alle Aeronmacchi, quindi anche alle Aeronmacchi ci ha dato una mano a chiudere il contratto con Boeing, e questo contratto ci ha aperto delle strade importanti, perché ancora oggi riceviamo richieste, siamo riusciti praticamente a ritagliarci una nostra nicchia di mercato e pensiamo al futuro in modo molto più roseo. Perché il mercato nazionale espresso dalla Aeronmacchi andava stretto a un'azienda come la mia, quindi da questo punto di vista il mercato internazionale ci sta dando quelle soddisfazioni che non potevamo più ricevere soltanto il mercato nazionale. Le faccio un'ultima domanda. La Campania, credo che in questi 20 anni e oltre, ha acquisito nel segmento dei velivoli regionali, credo, una leadership riconosciuta a livello europeo. C'è il problema del nuovo Turboelica, è un problema che riguarda la sua azienda, perché ho visto nei suoi capannoni le attività che fate per il velivolo italo-francese, ma è un problema che riguarda il futuro di tutta l'industria campana, che su questo velivolo e su questo progetto si è sviluppata negli ultimi anni e sul quale sono cresciute generazioni di professionisti, di lavoratori e aziende come la sua. Però intanto aspettiamo ancora che questo dossier vada in porto. Sì, ha perfettamente ragione. Per me il futuro della regionale è molto incerto, se ne sta parlando troppo tempo e ci sono troppi ostacoli. Io vorrei fare una proposta che è provocatoria in questo momento. Noi siamo disponibili insieme alle Aeronmacchi a finanziare direttamente il progetto. Perché non trovare una cordata di imprenditori attivi nel settore dell'aerospazio per far sì che alle Aeronmacchi progetti, pensi, costruisca, produca un velivolo da solo, con la sua supply chain? Noi siamo convinti di avere le competenze insieme con gli altri e l'esperienza per poter fare una cosa del genere. Sembra invece che cerchiamo sempre di avere delle unioni di più aziende, spesso anche eterogenee dal punto di vista dei governi, che sta facendo perdere tempo, ma non c'è più il tempo da perdere. Questo velivolo doveva già uscire 2 anni fa, siamo in forte ritardo. Propongo, non so a chi dobbiamo in effetti in qualche modo riferirci, ma propongo, mettiamoci insieme, abbiamo tante aziende che lavorano in Italia, mettiamoci insieme, magari anche con l'aiuto, non dico governativo perché oggi è impossibile, ma con l'aiuto del mercato, della CEE, perché non pensare noi in prima persona, insieme con Aeronmacchi, alla costruzione del velivolo? La Campania è forte sul settore aerospazio, ma non soltanto lei, c'è la Puglia, c'è la Lombardia, abbiamo un'esperienza, un know-how che tanti paesi ci invidiano. Perché aspettare i francesi piuttosto che i brasiliani o piuttosto che qualche altra cordata per darci la possibilità di fare questo velivolo? Mi consentirà di chiudere questa intervista dicendo che praticamente lo spirito giusto forse per il paese sarebbe quello di avere un imprenditore con la sua
col suo entusiasmo e soprattutto con la volontà di continuare il suo lavoro sempre con la fiducia e la volontà di successo per lei e per i suoi dipendenti e per il nostro territorio. La ringrazio.